Federica? Ciao! Allora, parliamo un po' del tuo nuovo disco, molto più di un film. Ci racconti un po' come è nato questo lavoro in cui tu sei parte integrante, perché comunque hai scritto diversi brani anche di questo disco. Molto più di un film è nato più o meno verso la fine dell'Instore Tour del primo album. E abbiamo iniziato io e il mio staff a ricercare brani che potessero rispecchiarmi al meglio e anche a scrivere tante canzoni che alcune sono state inserite nell'album, altre no, ce le teniamo, magari in altri album ci saranno. E quindi è nato tutto sicuramente dal desiderio di dire tante altre cose rispetto anche al primo album, e molto più di un film è nato da una storia, cioè dalla mia storia, e quindi il titolo dell'album è il titolo di un singolo dell'album, appunto, molto più di un film, ed è per me uno slogan molto importante. E c'è un brano tra tutti quelli contenuti nel disco che in questo momento ti rappresenta di più, che senti insomma più tuo? Sì, allora parte molto più di un film. Quanta vita serve è uno dei miei preferiti anche da interpretare, da cantare, perché mi rispecchia non tanto in questo periodo, perché in questo periodo sono un po' più felice e concentrata tanto sul lavoro piuttosto che sulle delusioni d'amore, eccetera. Però quel pezzo in particolare è stato scritto in un periodo in cui stavo un po' male, e quindi è stata proprio una valvola di sfogo, e tuttora mi piace ascoltarlo, mi fa stare bene. Con le tue esperienze, quella come conduttrice su Rai Gulp e quella invece per la colonna sonora di Penny on Mars, quanto ti sono servite anche a livello proprio musicale? Sì, allora, per quanto riguarda Top Music, da quando ho iniziato a questo percorso, diciamo, mi sento un po' più spigliata anche con le persone che non conosco. Ho iniziato a studiare dizione, quindi anche sul canto sono migliorata un pochino a livello di, non so, scandisco meglio le parole, ecco. E per quanto riguarda Penny on Mars, è un'esperienza che è iniziata da poco, quindi ancora, vabbè, poi ho già fatto il video, ho registrato la canzone, quindi il mio, diciamo, l'ho già fatto. Però mi ha portato tanto anche in poco tempo, perché è una cosa bellissima secondo me, e il pezzo mi piace tantissimo, la protagonista Olivia, Penny nella serie, è dolcissima, è molto brava, quindi sono contenta di tutto quello che sto facendo. Visto che il disco si chiama molto più di un film, c'è un film che ti è piaciuto di più, che ti ha cambiato la vita o comunque, non so? Ma cambiato la vita no, o almeno ora non mi viene in mente, però un film che mi ha impressionata molto è Shutter Island, e infatti lo dicevo prima anche tanti, e non lo so, sono rimasta a bocca aperta praticamente, non ho dormito tutta la notte, manco questo film horror, e niente, quello che dicevo. Per quanto riguarda il tour, che sarà il tuo primo vero tour, come lo stai preparando, cosa ci dobbiamo aspettare? Ho già fatto le prove del tour, e abbiamo provato i brani del primo album, quelli del secondo, e anche Irraggiungibile. Mi sto preparando forse nel migliore dei modi, molto più forse a fuoco rispetto al primo tour, che poi erano due date, e adesso sono consapevole che comunque il tour durerà un mese, quindi devo mettermi giù a mangiare bene, ho iniziato a svegliare un pochino, devo mangiare bene, fare attività fisica, fare tanti esercizi di canto,
a curare quello che è il mio strumento e quindi, non lo so, per arrivare comunque al tour al meglio. E poi tanto divertimento, non vedo l'ora di iniziare e sono contenta di iniziare a fare il mio tour domani. E quindi sono contenta veramente di tutto quello che sto facendo e lo sto pensando nel migliore dei modi. Okay, un saluto per i nostri lettori di SMS News Quotidiano. Ciao a tutti i lettori di SMS News Quotidiano, io sono Federica Carta e vi mando un super saluto. Grazie mille.